Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di 3 minuti correte sui certificati di compensazione fiscale, in cui cercheremo un po' di spiegare meglio il progetto e di rispondere ad alcuni dubbi che provengono dai cittadini e dalle altre persone che ci hanno interpellato. Giovanni, se io ti dicessi che voglio essere libera di spendere i miei soldi dove mi pare, anche in Italia, e soprattutto che a San Marino i prezzi sono più alti. Allora, innanzitutto io ti risponderei che il progetto di CCF non obbliga nessuno a fare nulla, cioè non obbliga nessuno ad accettare questi certificati di compensazione fiscale, ad esempio sul proprio stipendio. Però poniamo il caso, facciamo un esempio molto pratico. Io vorrei sapere, un cittadino, un lavoratore medio che guadagna, facciamo per ipotesi, netto in busta paga 1500 euro al mese, potrebbe vedersi accreditati al massimo, quindi potenzialmente anche meno, fino a 150 certificati di compensazione fiscale sulla propria Smart Card che potrà spendere all'interno di San Marino come 150 euro. Ora, sinceramente io dubito che una persona che vive qua non sappia come spendere 150 euro all'interno dei nostri confini. Detto ciò, comprare a San Marino in generale conviene a tutti, conviene per principio perché noi siamo una comunità in cui nessuno si può salvare da solo e quindi aumentare i nostri consumi interni, spendere le nostre risorse a San Marino è un beneficio in prospettiva per tutti, perché se domani tutti quanti andassimo e spendessimo tutto ciò che guadagniamo fuori dai nostri confini, noi andremmo ancora più in crisi e probabilmente guadagneremmo tutti sempre di meno. I prezzi a San Marino, poi si dice su molte merceologie, sono più alti. Questo purtroppo in molti casi è vero e certamente sarà necessario avviare uno studio per capire l'origine di questo problema e cercare di risolverlo. Tuttavia, già i certificati di compensazione fiscale potrebbero costituire una qualche risposta a questa problematica. Infatti, lo Stato potrà aumentare sensibilmente la percentuale di ricariche di scontistica sulla San Marino Card proprio per rendere più conveniente acquistare a San Marino sia per chi vive a San Marino, sia per chi viene qui a lavorare, sia per chi vive vicino a noi e anche, perché no, per i turisti che vengono e verranno a visitare il nostro bellissimo paese. Questo è un altro vantaggio dei certificati di compensazione fiscale, perché in seguito ad un possibile studio dell'andamento dei prezzi, individuare ad esempio quali sono le categorie merceologiche dove i prezzi sammarinesi sono meno competitivi rispetto a quelli italiani e quindi poter bilanciare in qualche modo questa differenza di prezzo grazie proprio a una maggiore scontistica tramite la Smart Card e quindi i certificati di compensazione fiscale. Grazie. Grazie, arrivederci.